Buon pomeriggio a tutti. Passiamo all'appello del segretario. Buonasera. Sono stato Antonio. Casigi Daniele. Cuppone Sonia. Galizia Paola. Grasso Silvia. Iane Gaetano. Leuzzi Cosimo. Nicoli Marco, Manu Giampiero, Marinacci Vincenzo, Rosato Medea, Ruggeri Alessandro, Verdesca Yolanda, tutti presenti. Grazie segretario. Informo i colleghi consiglieri che anche quest'oggi il consiglio è in diretta streaming al cuore dell'associazione Saliceppi. Ringrazio. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Un'altra comunicazione importante dovuta all'ennesimo finanziamento ottenuto da questa amministrazione. Un'amministrazione ritenuta incapace e non rappresentativa da parte di qualcuno, perché ci limitiamo solo ed esclusivamente ad ottenere finanziamenti. Noi, come abbiamo detto fin dal primo giorno, dal primo momento abbiamo avuto grande attenzione alle scuole, per garantire la sicurezza alle scuole, che va oltre alle spicciole questioni, perché si tratta di sicurezza sugli edifici con un bando fatto dal Ministero dell'Istruzione che ha indetto una procedura pubblica nazionale per l'erogazione di contributi, indagini e verifiche dei solari degli edifici scolastici. Entro la scadenza del detto avviso del 29 novembre, l'atto di indirizzo emesso dall'ufficio tecnico, sempre quell'ufficio tecnico inefficiente e incapace di gestire certe situazioni, come diceva l'ufficio tecnico, è stato fatto il 27 novembre, sono pervenute 8.045 domande individuali. L'importo richiedibile ammontava a 7.000 euro per l'edificio scolastico con una quota di cofinanziamento di 420 euro cada uno. E quindi con soddisfazione posso comunicare che i due plessi scolastici, precisamente la scuola media Dante Alighieri e via Roselli, sono rientrati negli interventi finanziati. Pertanto si procederà ad affidare tali indagini. Come dicevo prima, questo a proposito dei risultati e dell'impegno di questa amministrazione e soprattutto degli uffici dei lavori pubblici. Questo è sicuramente un elemento importante, come dicevo prima, che ci tranquillizza e che deve tranquillizzare anche i genitori per garantire a loro stessi e ai ragazzi tranquillità nell'essere presenti in quegli edifici. Grazie. Grazie, signor. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Interpellanza del 13 dicembre 2019 presentata dal consigliere comunale Sonia Cuppone, acquisita in parità dal protocollo generale numero 16.464. Prego, consigliere, per mostrare l'interpellanza. Buon pomeriggio, grazie Presidente.
Mi rilascio subito alle comunicazioni fatte dal sindaco poc'anzi, riferendoci dell'ennesimo finanziamento ricevuto e quindi ponendo l'accento sul fatto che questa amministrazione ripone grande attenzione nei confronti delle scuole. E ci credo perché sicuramente si tratta di un finanziamento importante, considerato poi il fatto che avete a cuore i finanziamenti, questo qua l'abbiamo capito, però spero anche e vi auguro per non solo i ragazzi, soprattutto i ragazzi, ma anche tutti gli utenti dell'edificio scolastico nei confronti del quale ho dedicato attenzione per l'interpellanza, abbiano la possibilità di frequentare una scuola sicura. Perché quello di avere una scuola pulita e salubre dal punto di vista appunto dell'igiene costituisce anche un requisito di sicurezza. La scuola non è soltanto sicura quando sono solide le mura o quando quando non crolla, perché in sostanza mi sembra di capire questo. La scuola è sicura anche quando comunque sia non ci sono pericoli collegati alla salute di chi la frequenta. E non credo che sia una questione spicciola quella che ho sollevato con l'interpellanza, perché la nota polemica mi sembra proprio di percepirla. Ma andando nel cuore dell'interpellanza, ho preso le mosse da alcune segnalazioni da parte di genitori che frequentano la scuola media, i quali si chiedono come mai ancora presso la scuola non è stato eseguito alcun intervento di bonifica e poi di soluzione, risoluzione definitiva del problema. Qual è il problema? La presenza di guano. Il guano cos'è? La decomposizione, sappiamo tutti, non è che devo fare adesso una lezione di epidemiologia, lo sappiamo tutti cos'è e quali agenti patogeni presenta e quali rischi per la salute comporta. Quindi ho posto l'accento su quella questione e mi chiedo come mai ancora non è stato preso nessun provvedimento a riguardo. E se questa amministrazione oggi magari ci darà contezza di quali sono state le motivazioni per le quali ancora non si è intervenuti, perché sono sotto gli occhi di tutti, la situazione nella quale versa la scuola. E conosciamo bene, ripeto, quali sono le conseguenze legate alla salute, soprattutto d'estate, la decomposizione del guano, ossia delle deiezioni di questi volatili che nidificano all'interno di strutture presenti nella scuola, quali conseguenze anche molto gravi sono collegate alla salute dei ragazzi. Quindi sicurezza nelle scuole significa anche questo, consentire agli alunni di vivere un ambiente sicuramente non insalubre, ma sano da questo punto di vista. Siccome ancora oggi nulla si è mosso e ci sono, e lo sappiamo tutti, ci sono anche rischi di contrarre delle malattie con un alto rischio poi di epidemie, e adesso appena terminerò di esporre l'interpellanza vedremo quali sono le intenzioni dell'amministrazione in tal senso. Questi volatili vengono definiti i topi del cielo proprio perché nota il loro modo di vivere, insomma, oltre ad avere un grave impatto a livello di edifici, perché molto spesso sono responsabili anche della corrosione degli stessi proprio attraverso la loro deiezione, e anche il loro piumaggio è il ricettacolo di zecche, batteri e anche acari, dannosi anch'essi per la salute. Per cui l'amministrazione dovrebbe non solo procedere alla bonifica di questi siti, che ormai da anni versano in queste condizioni, ma cercare, così come ho detto anche nell'interpellanza, una risoluzione definitiva della presenza dei volatili in questo sito. Per cui spero, e lo dico già adesso nella descrizione della mia interpellanza, che essa non vada a finire nel dimenticatoio come quella che vi si fa presentato prima della fine dell'anno scolastico, che riguardava un altro pericolo per gli utenti la scuola e riguardava il rifacimento del marciapiede della scuola di Valente, una scuola primaria, quindi frequentata
da bambini della scuola elementare fino ancora più piccoli, e che non faccia la stessa fine della mia proposta di abbattimento delle barriere architettoniche che è costituito dal marciapiede che insiste su Via Capurro, quindi di fronte all'ingresso laterale della scuola. Quindi mi auguro che anche questa interpellanza non faccia la stessa fine. Quindi, in buona sostanza, la scuola va pulita, lo dico in termini semplici, perché è inaccettabile che gli alunni frequentino la scuola in costante pericolo per la loro sicurezza sanitaria a questo punto. Quindi si ponga fine a questa emergenza sanitaria e quindi lascio la parola a chi deve relazionare per conoscere gli intendimenti in merito da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie, consigliere Lupone. A proposito, risponde il vice sindaco Peruzzi. Buonasera a tutti. Per usare una battuta, oserei dire idee poche ma confuse. E oltretutto, da queste, diciamo, esternazioni, da queste esposizioni, mi rendo conto che nonostante passi il tempo ci sono consiglieri non solo che non guardano prettamente l'attività amministrativa, ma credo anche che oltre a quello vogliano necessariamente polemizzare con la maggioranza anche quando non c'è da polemizzare, il problema riguarda tutti quanti. Sarò velocissimo. Intanto stiamo parlando di una scuola, via Fontana, che a prescindere se riuscirà o se riusciremo a tagliare il nastro noi o saranno quelli dopo di noi, sarà un fiore all'occhiello di questo comune. Parlo della scuola media di via Fontana e poi cercherò anche di essere velocissimo sugli altri, sull'altro che mi ha chiesto l'assessore del consigliere. Perché avremo un plesso scolastico efficientato e una palestra, diciamo, di ultima generazione. Ne farà invidia, credo, a tutta la provincia di Lecce. Proprio stamattina io guardavo con attenzione insieme a uno dei tecnici che hanno lavorato sopra e dicevo, guardando alcune cose, perché praticamente noi stiamo per consegnare l'ultima cosa, ma ormai è tutto a posto a Roma e poi ci daranno il via con la firma del disciplinare che firmerà il sindaco, sulla modulazione anche delle murature che avranno i colori in base al sole e alla quantità di sole che entrerà nella stessa palestra, mi spiegavano i tecnici, oltre al parquet che sarà di ultima generazione, appunto a quella palestra mancheranno solo le gradinate e poi sarà bellissima. Altrettanto bello sarà tutto l'edificio così come, diciamo, progettato, solo che la palestra fa parte del progetto che ci è stato finanziato da loro, ecco perché dico io idee poche ma confuse, evidentemente quando parlo molta gente non è attenta, perché abbiamo dovuto rimodulare il progetto di Roma, perché vi dissi che siccome si erano sovrapposti degli interventi, e allora giustamente Roma ha detto voi non potete fare gli stessi interventi su due edifici che avete già avuto finanziati, perché nel frattempo che cosa è successo? È successo che a Bari noi abbiamo i tre edifici già finanziati che sono ancora fermi lì perché ci sono tre comuni che hanno fatto ricorso e che ancora il Consiglio di Stato non si è espresso però noi siamo tra i primi 25 o tra i primi 35, non mi ricordo, non dovremmo comunque avere problemi di nessuna natura perché siamo, così hanno definito a Bari, inattaccabili dal punto di vista. Ma vengo ad interpellarsi. Quando dicono ci guardiamo gli atti,
qualcuno dovrebbe vedere che già noi qualche mese dopo esserci insediati, qualche mese dopo, abbiamo, e parlo del settembre del 2017, abbiamo impegnato una spesa, naturalmente dato indirizzo all'ufficio, per il montaggio delle reti anti-intrusione, proprio per i volatili. Successivamente poi fu fatto un lavoro, evidentemente l'Enel forse non si rese conto, aveva messo dei dissuasori su dei cavi, però erano dei dissuasori che appena l'Enel si è resa conto che davano fastidio ed erano pericolosi dal punto di vista proprio tecnico, potevano produrre anche un incendio, li hanno tolti perché sono andati a fare una riparazione e si sono resi conto. Questo lo aveva fatto la scuola per i fatti suoi. E a questo punto dico, ecco perché le idee sono un pochino confuse, perché dobbiamo capirci. La pulizia dei davanzali, la manutenzione ordinaria, tanto per intenderci, non spetta al Comune. Non è mai spettato al Comune, consigliere, mai, né spetterà mai. Però con questo non significa che noi non ci vogliamo occupare di quel problema, tant'è che ci siamo occupati, ci stiamo occupando, perché abbiamo detto che anche in questo caso faremo noi una pulizia straordinaria, ci siamo già attivati, sta già procedendo, perché noi siamo in casa nostra, dove tu decidi la mattina che uno dice vai alla scuola e fai questo, no? C'è una procedura prima di arrivare a quel punto, naturalmente qualcuno deve pur fare questa procedura. A qualcuno sfugge pure che noi da 7-8 mesi abbiamo un ufficio tecnico sguarnito, non abbiamo dipendenti tecnici, parlo. Praticamente noi avevamo il perito grave Torino Corigliano che svolgeva naturalmente tanti, faceva tanti lavori all'interno di quell'ufficio, come lo stesso architetto Perrone che lavorava per quanto riguarda l'edilizia residenziale. Oggi abbiamo un supporto così a ore che non è certamente un tecnico, diciamo, che può dare una mano importantissima allo stesso ufficio, pertanto abbiamo grosse difficoltà, per questo noi stiamo procedendo anche all'espletamento dei concorsi, penso nei prossimi mesi, e speriamo che si riesca a risolvere questo problema e ad avere due tecnici all'interno dell'ufficio affinché alcune problematiche, sacrosante, io non metto in dubbio il problema che ha posto la consigliera Poi, assolutamente. Io metto in dubbio il modo come si pongono alcune cose, perché dall'altra parte c'è la pubblica amministrazione, c'è l'istituzione, non c'è il nemico da abbattere o da trovare o da scoprire. L'istituzione che comunque ha i suoi tempi, e gli amministratori in generale, quando un amministratore, qua ce ne sono diversi che sono stati amministratori, magari lo saranno anche in futuro, mi riferisco ai più giovani, lo sarete, ma quando si arriva su un'amministrazione pubblica in genere, non è che hai la bacchetta magica e risolvi tutti i problemi di questo mondo. Questo l'ho detto sia sui banchi dell'opposizione, ma lo dico anche su quelli della maggioranza. Cioè, bisogna fare i conti con tante situazioni e tante problematiche, ed ecco il perché, secondo il mio punto di vista, è un problema che è giusto porre, ma porlo nella maniera adeguata. Concludo dicendo che non è vero che l'amministrazione non sia interessata del marciapiede o della scuola Italo Colonnella Italo Valenti, perché anche lì abbiamo un bel progetto finanziato, ripeto per l'ennesima volta, speriamo che il Consiglio di Stato si esprima subito. Comunque ho parlato prima di Natale con il dirigente della regione e mi ha detto l'ingegnere Carmela Iadaresta che per la fine di gennaio dovrebbero concludersi tutte le procedure e procedere alla firma dei disciplinari, pertanto avremo anche lì una scuola adeguata ed efficientata, oltre al comune, via Fontana, eccetera, eccetera. Poi magari, non so, per ragioni burocratiche non sarà questa amministrazione e saranno altre, non lo so, però di fatto il lavoro che si sta svolgendo nell'ufficio tecnico, in generale l'amministrazione, l'intera giunta che si impegna intorno a questi problemi, l'intera amministrazione, tutti i consiglieri sono molto attenti a queste problematiche, e magari io nemmeno, non che non conoscevo, non seguivo, però me l'hanno detto, ho fatto di tutto, stiamo facendo di tutto per cercare di risolvere questo problema. E quello che voglio dire, ripeto, sono d'accordo sul porre questo problema, però secondo il mio punto di vista viene posto nella maniera errata. E comunque, al di là di come viene posto, noi ci siamo attivati, ripeto, in passato, e ci stiamo attivando.
cercando anche di far comprendere alla scuola in generale, che qualche cosa aspetta anche a loro. Cioè, voglio dire, io, e ve lo dico con estrema franchezza, perché noi, oltre a questi edifici, noi, quando dico noi, parlo dell'ufficio provinciale, gestiamo una marea di edifici scolastici. Cioè, tutti gli edifici scolastici della provincia di Lecce sono di proprietà della provincia, quelle delle scuole superiori. Conosciamo molto bene questo problema, un problema purtroppo diffuso. Beh, però voglio dire, bisogna fare i conti con alcune situazioni. Cioè, noi comunque ci stiamo, ripeto, per non creare confusione, ci stiamo impegnando per dare una mano alla scuola affinché si pulisse con un intervento straordinario, perché l'ordinario spetta non all'amministrazione, straordinario, perché come diceva l'assessore, il consigliere Cupone, è un problema serio che bisogna attenzionare, perché non bisogna mai sottovalutare, mai. Questo è quello che penso io e questo stiamo facendo, e certo, e penso e spero che nei prossimi giorni in qualche modo il problema, se non ancora risolto, non sono, come devo dire, formalmente o tecnicamente a che punto è la procedura. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Prego, consigliere Cupone, può dichiararsi soddisfatto o meno della risposta. Come posso dichiararmi soddisfatta? Non lo so. Le confuse, poche confuse, non credo. Le mie idee sono abbastanza chiare. Nella mia interpellanza ho messo nero su bianco quella che è la realtà dei fatti, la realtà fattuale evidente. Oggi è emerso ancora una volta il fatto che l'amministrazione non interviene a risolvere problematiche, chiamiamo così, ordinarie, perché si rimane nell'attesa di ricevere finanziamenti che poi consentano di fare un restyling ancora maggiore e comprendere la risoluzione di queste problematiche minori. Innanzitutto quella del guano non mi sembra affatto una problematica, diciamo così, accessoria o minore, né tantomeno la salute dei bambini può aspettare che si materializzi, insomma, che diventa fruibile questo finanziamento di cui ha parlato l'assessore Leuzzi. Perché la stessa storia l'ho sentita, mi è stata ripetuta e oggi l'ha reiterata in questa sede vice sindaco, che per sistemare il marciapiede dobbiamo aspettare per forza risorse macro, quindi sempre questi benedetti finanziamenti, per sistemare, abbattere eventualmente quella barriera e risistemare il rifacimento del marciapiede. Mi ricordo, era alla fine dell'anno scolastico, io avevo chiesto con risorse, senza aspettare grandi finanziamenti, con risorse comunque piccole, già presenti al bilancio, si potevano riparare a quella situazione. Perché vi ricordo che forse 2 mesi fa una signora, una nonna di una bambina che accompagna il nipotino a scuola, comunque si è caduta, penso che voi siate a conoscenza, perché anche vicina, fa parte dell'interland parentale di qualcuno che è in questa stanza adesso. E ha riportato subito anche l'intervento chirurgico. Io mi sentirei responsabile, perché nel momento in cui è stata sottoposta l'attenzione, ammesso che fosse necessario, conosciamo tutti com'è la situazione, è stata messa all'attenzione dell'amministrazione una determinata situazione e si dice aspettiamo ulteriori finanziamenti per poi intervenire e nelle more poi veniamo a conoscenza di questi fatti spiacevoli, io sinceramente arriverei malissimo e farei in modo di attivarmi quanto prima per arginare questa situazione, anzi per debellarla totalmente, e fare in modo nel caso specifico di assicurare la certezza di deambulazione non solo ai bambini che sono ancora in stato di precarietà dal punto di vista dell'equilibrio, molto spesso corrono all'uscita della scuola e noi non li mettiamo in condizioni tali da poterlo fare in sicurezza. E alla fine aspettiamo, cioè ci dobbiamo sempre sentire dire aspettiamo finanziamenti. Per me è inaccettabile, si potrebbero trovare risorse già presenti in bilancio, così come è stato fatto per altre. Ecco perché mi sono espressa in questo modo, cancelli e cancelletti. Quando si può, le risorse si trovano. Si fanno finanziamenti per fare restyling del polo dell'infanzia. Ci si ricorda che il
cancello e poi versa, secondo me, in ottime condizioni, il cancello non è previsto e poi destiniamo, cioè individuiamo 50.000 euro nel bilancio per rifare il cancelletto del Polo dell'Infanzia, quando secondo me non ha nessuna necessità. Potevamo utilizzare quei soldi invece per fare opere più necessarie. E questo è uno. Nessuna polemica, mi voglio tranquillizzare, non c'è nessuna polemica, perché ogni volta che presento l'interpellanza che mi avvalgo di qualche strumento che l'ordinamento mi consente, e trovate sempre note polemiche, oppure che è inaccettabile, insomma, quello che ho scritto. Ancora una volta l'assessore Giusti ha detto che la scuola media, dove c'è il guano, dove comunque sia c'è un'emergenza sanitaria bella e buona, ha detto che sarà interessato da un restyling, ci sarà tanta luce, un bel parquet, un plesso scolastico con una palestra che farà invidia. Però in realtà questo termine sarà che mi rassicura, perché non sappiamo poi alla fine questo sarà, quando è che si avvererà. Sta di fatto che la situazione così non può continuare. Sono state spese risorse per fare le reti, però in realtà se la situazione persiste significa che quelle reti non sono né un intervento idoneo a porre fine in maniera adeguata al fenomeno guano. Quindi è evidente che l'assolvimento dell'obbligo da parte dell'amministrazione sulla semplice apposizione di barriere quali rete non è sufficiente ad affrontare questa problematica che ho sollevato. Per cui in epoche confuse non ritengo proprio, le idee sono chiare, è necessario intervenire nella maniera adeguata e spero tanto che quello che ha detto oggi in quest'aula l'assessore Leuzzi avvenga nel più breve tempo possibile. E, appunto, garantendo, visto che il sindaco che è a capo dell'amministrazione comunale deve far approntare tutti gli strumenti necessari per garantire la tutela della salute pubblica, quindi la sicurezza in generale, mi richiamo alle scuole sicure di cui ha parlato il sindaco prima, mi auguro che ci avvenga quanto prima, appunto, consentire ai bambini della scuola media e a tutti gli utenti a vario titolo della stessa di poter operare, così genericamente parlando, in un sito sicuro. E che chiaramente non posso, ritengo, tutto Presidente, non mi ritengo soddisfatta, spero tanto che gli intendimenti esternati dall'assessore veramente si traducano in realtà. Io sarò attenta, vigilerò per vedere con quali modalità si cercherà di porre definitivamente il problema, quale sarà la ditta, al di là se si tratterà di un intervento straordinario o ordinario, alla fine vi dovete capire tra di voi, tra la dirigenza scolastica e voi, cioè non è un problema mio capire quali sono gli argini dentro il quale operare, se è ordinario o straordinario, se c'è un chilo di guano, se ce ne sono due, cioè, questo è un problema che riguarda organizzativo, cioè alla fine non penso come? Vabbè, io... Fa piacere, mi sa una cosa si fa, offensive fantastiche. Quindi, visto che le sollecitazioni da parte della dirigenza ci sono state e visto che gli strumenti che avete approntato, quindi le reti, sono risultate inadeguate, stante la persistenza del fenomeno guano, ritengo che non sia stato sufficiente, per cui vigilerò, ripeto, chiederò conteggio degli atti, insomma, con i quali affiderete l'incarico a qualche ditta che finalmente bonifichi e faccia in modo poi, in maniera definitiva, che non si verifichino più questi fenomeni e che la scuola sia a norma di legge sicura e non più in uno stato di insalubrità nella quale versa. Grazie. Grazie. Passiamo alla delibera numero 4. Elezione della Commissione Elettorale Comunale. Relazione il capogruppo Libori. Per il mio intendimento, adesso che siamo passati alla successiva proposta di deliberazione, allontanarmi dall'aula. Per coerenza fattiva, con tutte le dichiarazioni che ho fatto già nel passato consiglio, chiedo scusa del capogruppo, stavo giusto riprendendo fiato e bevendo un po' d'acqua. Con tutte le dichiarazioni che ho fatto e alle quali mi riporto. Sì, adesso facciamo presentare la... No, mi allontano già d'ora, non prendo parte a questa... Ma non possiamo avere discussione prima di presentare la... Non è discussione, mi allontano perché non è il mio intendimento.
forza. Grazie. Va bene, grazie a lei. Prego, capogruppo. Grazie Presidente. Grazie Presidente. No, sarò brevissimo. Intanto buonasera a tutti. Io faccio seguito al Consiglio Comunale del 30 dicembre scorso, il quale abbiamo adoperato la revoca di alcune cariche che, al fine di, come ebbe a dire, in quel contesto di ristabilire l'ordine democratico insieme agli organi che determinano insomma la rappresentanza tanto della maggioranza quanto della minoranza e con la supervisione della segretaria dottoressa Progetti, che ringraziamo sin da ora, ci adopereremo per procedere a questa nuova elezione. Tra l'altro devo far notare che c'è un'anomalia per quanto riguarda appunto i componenti supplenti, in quanto nell'ambito dei consiglieri non risulterebbe allo Stato la rappresentanza della minoranza, in quanto risulta ancora la allora consigliera Margherita D'Amore come rappresentante della minoranza, e quindi c'è anche questa anomalia che noi dovremmo correggere, in quanto la minoranza non è rappresentata in quota dei componenti supplenti. Quindi anche utilizzando questa votazione cercheremo di correggere questa anomalia affinché tanto maggioranza che minoranza sia adeguatamente rappresentata. Grazie. Grazie a voi. Ci sono interventi a tal proposito? Prego, consigliere Magliacci. Grazie Presidente. Ho ascoltato attentamente la premessa fatta dal capogruppo di maggioranza quando parlava di ristabilire l'ordine democratico all'interno della commissione elettorale comunale. E ovviamente l'ordine democratico non si può ristabilire andando contro la norma, contro il regolamento vigente. Già nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, quando si andò a fare il ritiro della delibera e la conseguente decaduta da parte dei componenti della commissione elettorale, io ebbi a dire che per me si andava a fare un grossissimo errore e sbaglio, perché anche a mio modo di vedere andavamo incontro a delle situazioni poco piacevoli anche da parte, se ci fossero stati dei ricorsi nell'ambito di questa deliberazione. E ricordo a me stesso, lo ricordo a voi, lo ricordo anche ai presenti, e ci sono vari pareri in merito dove vanno a, come dire, a osteggiare l'atto che voi state portando, che avete portato la volta scorsa e che state portando in questa seduta. Perché anche il fatto di dissociarsi, e qui almeno ad oggi questa dissociazione non c'è stata da parte dei componenti, di alcuni componenti della maggioranza, anche il fatto di dissociarsi da questa non è un presupposto di decadenza. Ripeto, per me, considerando anche la presenza del segretario, sembra strano che si possa andare in questa direzione e fare questa delibera già la volta scorsa, ma anche questa. Per coerenza e per come ci siamo comportati la volta scorsa, noi ci allontaneremo nel momento della votazione. Grazie consigliere Magliacci. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Magno. Grazie Presidente. Giusto confermare il mio dissenso su queste revoche e quindi il mio disappunto, perché quello che sta avvenendo oggi credo che sia, non so neanche come definirla. Comunque la maggioranza ha deciso
E ha sottolineato pure il consigliere Marinacci che nessuna comunicazione è arrivata in forma scritta per l'allontanamento autonomo da parte del consigliere, quindi per tutto quello che sta succedendo, e lo dico francamente con disappunto, io mi allontanerò dalla sala, quindi non prenderò parte alla votazione, perché ritengo che sia una cosa indecorosa proprio nei confronti di chi ha, come ho detto la volta scorsa, collaborato, chi ha fatto la battaglia per poter arrivare tutti insieme in questa assise, e quindi ritengo che c'è poco da dire, quindi mi allontano. Grazie. Grazie consigliere Manno. Ci sono altri interventi? Grazie. Ritorniamo su un argomento che si cerca di giustificare e soprattutto di adombrare quello che questa maggioranza sta per fare, cioè revoche di rappresentanza istituzionale in seno a contesti amministrativi che dovrebbero rappresentare la maggioranza stessa. Allora, una cosa è la maggioranza elettorale, che si determina, si stabilisce con una lista vincente rispetto alle altre, ed è una maggioranza elettorale. Strada facendo, non solo a Sauce, ma in tantissimi comuni, poi si determina una maggioranza politica che è ben diversa, credo, da quella elettorale. E in questo caso, per poter dire io faccio parte ancora a tutt'oggi di quella maggioranza che fu elettorale allora e politica adesso, non so con quale criterio lo si possa stabilire. Ho sentito il consigliere Magno parlare che quello che stiamo per fare è indecoroso. Benissimo, io vi faccio un semplice esempio, successo un paio di mesi fa, in seno all'Unione dei Comuni, dove noi abbiamo presentato una variante di un progetto che necessariamente doveva passare, mi riferisco alle piste ciclabili, che bisognava rimodulare, ripresentare il Consiglio dell'Unione dei Comuni per poter essere approvato come noi avevamo pensato quel progetto, perché all'epoca anche del bando di quel progetto chi doveva presentarsi per il Comune di Sauce non l'ha mai fatto, e quindi la parte del Leone l'aveva fatta a Campi insieme agli altri comuni, e a noi avevano lasciato le briciole di quell'importante progetto. Dopo che il vice sindaco Leuzzi, insieme all'ufficio, abbiamo cercato in tutti i modi di rimodulare per poter avere qualcosa in più rispetto a quelle briciole che ci avevano così destinato, nella convocazione di questo del Consiglio dell'Unione dei Comuni, con all'ordine del giorno variante a quel progetto del Comune di Sauce Samentino, noi in quella sede non c'era un consigliere di Sauce, tranne
il capogruppo l'avvocato Nicoli, e Marinacci mi sembra si per questioni di lavoro l'aveva comunicato precedentemente, però chi doveva difendere e supportare quella variante in quel caso il consigliere Magno non si è presentato senza dare giustificazione e senza dire. Allora, davanti a queste cose, questo emblematico, davanti a un importante, una decisione importante che si doveva prendere e che oltretutto eravamo al limite del, come sempre succede nei comuni, della presenza della maggioranza, il consigliere Magno non si è presentato. Allora, qual è la rappresentanza della maggioranza in Senato? Si riduce ad una persona. Consigliere Marinacci è presente dell'opposizione, giustamente votato e democraticamente votato. Noi all'epoca abbiamo scelto due consiglieri perché il rapporto è questo, e noi ci troviamo ad essere con un consigliere, non rappresentanti il consigliere comunale, l'avvocato di noi, e Manno che spesso e volentieri, voglio dire, qualunque decisione ne prende in seno a quell'assise la prende in modo autonomo, senza dare conto e senza confrontarsi con la maggioranza. Sì, questo fin dal primo momento. Allora, di cosa parliamo? Quando sento parlare di indecoroso, indecoroso è questo comportamento. Indecoroso è non riconoscersi nella maggioranza attuale, nella politica della maggioranza attuale, nella progettualità di questa maggioranza, però per alcune cose, anche il fatto, voglio dire, di non aver mai presentato un documento che prende ufficialmente le distanze dalla maggioranza. Ma i documenti quali sono? Se non quelli delle delibere di consiglio, quali sono i documenti se non quelli del bilancio che si vota contro o nella migliore delle ipotesi ci si astiene? Quando si tratta di prendere decisioni importanti e non vengono supportate da chi dice di stare nella maggioranza, più documento di questo quale possa essere? Io credo nessuno. È la nostra attività, il nostro comportamento che stabilisce e determina poi se si fa parte o meno di una maggioranza. Ecco perché non siamo arrivati a determinare queste delibere. Perché noi, quando abbiamo bisogno di rappresentanza, quando abbiamo bisogno di sostenere le nostre politiche in seno all'Unione dei Comuni, noi ci troviamo in minoranza rispetto alla rappresentatività che ci dovrebbe essere. Quindi è un atto, credo, talmente libero, talmente legittimo, che dal punto di vista politico soprattutto, perché noi quando siamo, voglio dire, dobbiamo muoverci nei canoni della legittimità, della normativa, della legalità, però c'è l'aspetto politico che credo che sia importantissimo quanto gli altri. E questo aspetto politico manca, è mancato da sempre, è mancato dal primo giorno. Allora, quale migliore occasione e quale migliore modo per dimostrare anche prima con loro stessi e poi con gli altri, con chi ha votato, perché si torna sempre su questi argomenti, quello di dire in modo ufficiale: io non mi sento di sostenere questa maggioranza, io ho preso le distanze perché non condivido, in modo legittimo, democratico, come sempre ognuno ha fatto. E sedersi anche nei banchi dell'opposizione, perché anche questo è una questione di stile, non si è verificato mai in nessuna amministrazione che nella sala consigliare i posti che sono da sempre i posti della maggioranza siano quelli alla destra del sindaco e quelli che non si riconoscono nella maggioranza come stanno. Io ricordo quando anche il consigliere Indiane ha preso le distanze dalla passata amministrazione con coerenza che è seduto nei banchi dell'opposizione. Perché così deve essere? Coerenza nelle scelte, coerenza nelle politiche, coerenza nelle idee. Di questo stiamo parlando. Poi, come andrà a finire questa questione, voglio dire, dal punto di vista legislativo, ci sono
parere contrario, parere favorevole, il giudice che andrà a dirimere se ci darà un ricorso o meno. E poi ognuno, qualunque cosa che si intraprende per andare in un contenzioso, voglio dire, lo stabilirà il giudice. Ci sono i pro, i contro, come tante, voglio dire, e il consigliere Magnaccio ha detto, ci sono tante sentenze, questi qua ce ne sono tante che testimoniano, voglio dire, e tutto, sappiamo come funziona, trovi un giudice che la pensa in un modo, applica la legge in un modo rispetto all'altro, voglio dire, nel tempo il mondo. Ma quello che è importante, che noi riteniamo importante, è quello di dire da parte di chi non si riconosce nella maggioranza, io non mi riconosco in questa maggioranza per questo motivo, per questo e per questo. Io se non mi riconosco in questa maggioranza dal primo mese, cioè devono dire anche perché è nata questa opposizione verso questa maggioranza. E se lo deve dire, cioè si deve fare con coscienza, con tranquillità, ognuno, voglio dire, con l'importanza, voglio dire, giusta che si devono dare alle cose, e con la dignità che ognuno di noi ha, politica, perché io parlo di quella politica. Io quando ho preso le distanze, ero vice sindaco, ho preso le distanze da quella maggioranza, io l'ho presa, l'ho fatta, mi sono dimesso perché non condividevo. Non è che mi sono stato in consiglio a dire io sono maggioranza però non condivido e non voto tutto quello che questa maggioranza propone. Che senso può avere? Ecco perché la responsabilità di quello che si dice, di quello che si fa, deve venire prima dei sermoni. Io ho ascoltato prima anche riguardo le scuole. Diceva bene, dice sindaco, si presentano le problematiche, però non ho sentito mai una volta dire la soluzione a quelle problematiche. Una proposta di soluzione per dire c'è questo problema, io farei così rispetto a quello che state facendo o rispetto alla situazione attuale. Ma il problema dei colombi, voglio dire, non è che da 2 anni e mezzo esiste da sempre. Voglio dire, con tutto quello che ne consegue, ma non esiste solo alle scuole, esiste sul comune, esiste all'ospedale di Campi, che è un vero schifo. Si è proceduto in 10.000 modi per cercare, dopo un mese, punto e da capo. E che purtroppo, voglio dire, la natura. E non è che posso sentire dire certe cose, a volte mi sembrano, mi viene in mente quelle passionarie, quelle donne che difendono i propri valori, i propri ideali a costo di. Ma che cosa dobbiamo difendere? Ma secondo voi c'è un sindaco talmente matto, talmente stupido di non risolvere un problema se ne ha la possibilità o se ha, se trova il modo per risolverlo, quale pazzo? E sulla questione del marciapiede, cioè io non ho capito ancora che cosa vuole. Il marciapiede esiste in tutti i paesi, le parti del mondo, lì c'è da una vita, è stato concepito così quel marciapiede. Che vuole fare? Togliere il marciapiede, mettere la strada piana, e poi con la strada che c'è di via Cavour non è più pericolosa rispetto a se scappa qualche bambino meno. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa? E sì, perché questo è un modo giusto per difendere l'incolumità dei ragazzi, come se io non ci tenessi. Oltretutto sono il primo responsabile sanitario del paese, con tutta la responsabilità che mi consegue nei miei confronti, nella mia persona, io non cerco di risolvere qualsiasi tipo di problema. Ecco perché quando parlo io dico cerchiamo di alzare in modo tranquillo, sereno, il livello del dibattito, cerchiamo di essere uniti soprattutto su alcune questioni che riguardano il paese, non riguardano il Rosato, non riguardano il Rosato, non riguardano la nostra maggioranza, ma riguardano tutto il paese. Perché se noi otteniamo un finanziamento, non è un finanziamento che Tonino Rosato se lo fa a casa sua, Tonino Rosato lo fa per la comunità salicese e ne beneficiano chi è di destra, chi è di sinistra, chi è di centro.
E noi per questo ci battiamo. Ecco perché io vorrei che in alcuni momenti la responsabilità di ognuno di noi emergesse rispetto a quelle che sono le politiche spiccio, le politiche così che cercano di mettere in evidenza che cosa? Che cosa? Come se noi da una vita, io parlo per me stesso, sono in politica da tantissimo tempo e mi sono sempre battuto per cercare di portare sul mio territorio, sul mio paese, ottenendo dei risultati, a volte sì, a volte no, ma mi batto. Poi invece qualcuno dal momento all'altro viene a difensore unico della nostra comunità, del mio paese, non conoscendo neanche, voglio dire, le dinamiche, non conoscendo anche il mondo e la storia di ognuno di noi. E l'ultimo obiettivo è quello del, come ho detto prima, del rondò che si andrà a fare, della rotatoria che si andrà a fare sulla strada dei tempi. No, non è niente. Io vorrei che ognuno di noi pensasse e ritornasse indietro, e concludo, la ragione. In tutti questi anni, quando mai l'illuminazione della circonvallazione, adesso il rondò, quando mai altri che parlano hanno ottenuto e hanno messo a disposizione della propria comunità certe cose? Ma io non le faccio per me, io le metto, cerco di battermi per migliorare questo paese, come tutti ognuno di noi, sia dalla maggioranza che dall'opposizione. In alcuni momenti deve essere una cosa unica, unica, soprattutto su alcuni obiettivi. Pertanto non è una questione né di vendetta e né di nient'altro. È una questione di stabilire la verità politica di questa sera. Chi non si ritiene, voglio dire, espressione della maggioranza, in modo coerente dovrebbe sedersi, come sempre è stata, alla sinistra. Chi invece appoggia e ritiene di essere parte integrante di questa maggioranza deve sedersi alla parte destra del sindaco. Io vi ringrazio e vi scuso di essere stato un pochettino lungo. Grazie sindaco. Prego, consigliere Vergine. Grazie. Sì, grazie presidente. Buonasera. Qui cerco di inserirmi in una discussione che è stata già avviata il 30 dicembre, quando sono stato colpito da un virus che mi ha impedito di presenziare. Naturalmente le decisioni che sono state prese collegialmente anche col mio gruppo, quindi condivido per una certa continuità la decisione di allontanarci e non partecipare alla votazione. Però io vorrei fare semplicemente delle osservazioni. Ringrazio il sindaco che mi dà lo spunto, no, per allacciarmi a quello che ha detto lui e per qualche modo per cercare di trovare un punto di convergenza. Cominciamo dalla fine. Neanche io ho mai visto un assise in cui non si capisce più niente che sta da una parte e che sta dall'altra. Un aspetto formale è indice anche di un aspetto anche sostanziale. Però cominciamo dall'ultimo. Per quale motivo? Allora mi chiedo se il consigliere Gaetano Ianna ha fatto richiesta espressa di poter passare, no? Perché appoggia il vostro programma elettorale, non c'è posto, magari lo recuperiamo. Per quale motivo non cominciamo dall'ultimo? Cioè invitiamo il consigliere Gaetano Ianna e mi faccio promotore, come nelle volte precedenti ho già detto, per carità, cominciamo. Per quale motivo Gaetano Ianna non passa dall'altra parte? Così siamo già a colpo d'occhio ad avere l'idea di come si compone il consiglio, questo consiglio, perché davvero non si capisce niente. Però il fatto stesso della questione di Gian Piero Manno, che non si è presentato in seno all'Unione dei Comuni per decidere di un progetto importante. Attenzione, cerchiamo di scindere la fattispecie di fatto nel caso specifico Gian Piero Manno, che è mancato. Magari poi glielo chiediamo a lui per quale motivo, forse solo in quell'assise è mancato, non lo so se le altre volte è andato. Però questo non è un motivo per dire allora ti revoco perché sei mancato una volta. Enzo Marinacci, il collega Marinacci, che era insieme al Consiglio a Lecce, quindi è giustificato, ahimè. Però questo non vuol dire che siccome Gian Piero Manno mancava in quell'occasione, io lo revoco. Quella è una fattispecie di fatto. Scusate, ma ogni tanto poi devo me ne vado per la tangente. La fattispecie
legge di rito invece è che non c'è nessuna norma che imponga la revoca. E dal momento che non c'è nessuna norma, cosa si fa in questi casi? Si va per pareri. La stessa prefettura di Lecce, il consigliere Marinacci l'altra volta l'ha detto, si è espressa e ha detto che non è prevedibile una revoca solo perché un componente nella normale dialettica politica si sia allontanato dalle idee del programma della maggioranza perché non condivide progetti, idee, opinioni e quant'altro. Questa non è una giustificazione e stride fortemente con quello che il sindaco ha detto quando ha detto che la maggioranza inizialmente aveva una maggioranza di insieme al periodo elettorale e poi successivamente si è consolidato subito modifiche. No, in realtà proprio la prefettura dice che a prescindere se un elemento, due o tre, si discostano dalla maggioranza, non si può addivenire ad una revoca. Io capisco che il concetto di revoca nel corso di questi due anni è un termine molto inflazionato, moltissimo inflazionato. Non voglio entrare nel tecnicismo, altrimenti una parte del centro-sinistra molto vicina a voi mi accusa di fissarmi sui capitoli e non pensare alle questioni importanti. Però accidenti, vi abbiamo più volte detto, attenzione a revocare, a fare le revoche delle revoche, al convento, che volete revocare la convenzione al convento, alla farmacia, a quant'altro, ma addirittura alla commissione elettorale. Io capisco che insieme all'Unione dei Comuni la presenza del consigliere Mano sarebbe indispensabile, penso che nelle altre occasioni andrà o sarà andato. Però, insieme alla commissione elettorale vogliamo dire per quale motivo vogliamo procedere alla revoca per togliere un componente, uno dei componenti già presenti. Diciamo che il concetto è facilmente comprensibile, però facciamo attenzione, dobbiamo collaborare. Io penso che in maniera molto morbida e dialettica cerco, no, di interfacciarmi con voi, però se vi dico che non c'è nessuna norma, datemi una risposta, datemi un altro parere che magari si contraddice o va contro quello che ha detto la prefettura di Lecce e vediamo di discutere. Perché il dialogo è bello, ma deve essere a parti corrispettive. È chiaro che voi siete la maggioranza e voi decidete a testa bassa potete andare avanti perché avete i numeri. Perché però se vogliamo intavolare un discorso, anche perché, guardate bene che non so chi c'ha aspirazioni, ma siamo al giro di boa, il dialogo in questo periodo, il giro di boa della vostra amministrazione, è indispensabile. Perché fa parte della dialettica sociale normalissima. Cerchiamo di parlare, di affrontare, se no vediamo lo spunto. Quando 5 anni fa il consigliere attuale vice sindaco ci diede lo spunto per rimodulare la questione, vice sindaco, ricordami quella questione del Caparelli, noi abbiamo fatto un passo indietro. Nella massima dialettica, qui non è che uno che impone e gli altri devono sottostare, se c'è la dialettica uno parla, l'altro controbatte e si cerca una soluzione. Anche l'altra volta il fatto stesso delle tariffe che sono state inviate entro fine anno e quant'altro, il fatto stesso dei tecnici che non sono stati invitati per discutere un'eventuale soluzione per aggirare il problema che si era venuto a creare. Ho notato l'apertura del vice sindaco, come sempre, però poi alla fine abbiamo risolto qualcosa. Noi siamo tutti qui di passaggio. Io quello che mi preme al termine di questa esperienza, che dovrebbe farci crescere tutti quanti, è dire un attimino, cerchiamo di scindere l'aspetto, perché poi uno quando si incattivisce tende a confondere l'aspetto personale con l'aspetto politico. Quello che mi preme a me è che venga considerato e venga scisso l'aspetto politico dall'aspetto personale delle persone. Io non è che perché mi scanno con un posto o qualcosa io perdo la considerazione della persona, no, io ho sempre la stessa considerazione, io mi saluto con tutti tranquillamente. Però cerchiamo, nella forma della dualità e del dialogo, di superare un risentimento perché io ti ho detto questo quindi io ti devo andare contro e quant'altro a prescindere, e vediamo di dialogare per il bene del comune, per il bene della nostra comunità. Ecco perché noi abbiamo lanciato questo stimolo, ma voi volete andare a testa bassa avanti? Ahimè, nessuna risposta dal punto di vista giuridico, non me ne vogliono sempre quelli vicini a voi del centro-sinistra, però non c'è stata. Ce la volete dare la giustificazione? Noi questo parere della prefettura ve l'abbiamo trovato e ve l'abbiamo sottoposto. Avete un altro parere di senso contrario? Ne discutiamo e vediamo un attimino. È brutto stare a assistere alla nomina dei componenti della commissione elettorale o insieme all'Unione dei Comuni quando tutta l'opposizione, non lo so, siamo tutti noi che ci manteniamo, che quindi mi aiuterete voi a capire meglio la situazione.
presa, ma darvi uno spunto costruttivo. L'immagine che danno è bella, perché voi procedete, noi abbiamo dimostrato, l'unico modo per manifestare il nostro dissenso è in maniera, diciamo, lampante e allontanarci, e faremo anche questo se necessario. Grazie, consigliere Ruggeri. Ha chiesto la parola, assessore Cosano. Grazie. Grazie, Presidente. Io vorrei un attimo fugare ogni dubbio per quanto riguarda la questione della farmacia, perché più volte si fa riferimento alla revoca della farmacia e al fatto appunto che abbiamo fatto, scusate il gioco di parole, un passo indietro. Noi effettivamente, come diceva prima il consigliere Ruggeri, eravamo andati in una direzione, convinti di quello che stavamo facendo. Nella normale dialettica che si è, diciamo, sviluppata nel consiglio, ci siamo resi conto che effettivamente la posizione poteva essere, diciamo, la nostra sbagliata, per cui abbiamo, diciamo, drizzato il tiro andando a fare una delibera che disponeva, tra virgolette, l'apertura della farmacia. Per cui quello che io voglio far capire alle persone è che il ricorso che è stato fatto non è stato fatto contro la decisione da parte della maggioranza della chiusura della farmacia. Il ricorso è stato fatto dalle farmacie presenti a Salice contro la nostra delibera che disponeva l'apertura della farmacia. Voglio dire, questa è la stessissima cosa di quello che è accaduto qualche anno fa, quando il consigliere, allora consigliere Leuzzi, dai banchi dell'opposizione, suggerì, diciamo, no, di cambiare quella transazione che era stata decisa in maniera, diciamo, poco corretta, e effettivamente la maggioranza dell'epoca prese, diciamo, come devo dire, come buona la posizione della loro consigliere e si tornò indietro. Per cui, voglio dire, qui nessuno fa revoche di revoche, noi abbiamo semplicemente drizzato il tiro proprio in virtù di una dialettica, diciamo, che era esistita nel Consiglio Comunale, e il ricorso, ripeto, è stato fatto contro la delibera che noi avevamo disposto di apertura della farmacia. Perché qualcuno forse queste cose non le sa, perché a Salice sostengono che questa maggioranza aveva risposto alla chiusura, per cui si è aperto contro la nostra delibera. Non è così, assolutamente. E questa è la questione della farmacia. Poi, per quanto riguarda, io sono, diciamo, in un'assise comunale, dovremmo fare politica, però poi si scende purtroppo sempre nel tecnicismo, e si è fatto riferimento ad un parere che la prefettura di Lecce ha emesso sulla base di un quesito che effettivamente un comune della provincia di Lecce aveva posto alla prefettura. E non è proprio così, la prefettura non ha detto non si procede alla revoca della delibera di nomina, perché io il quesito ce l'ho davanti. Alla domanda fatta dal comune, alla richiesta fatta dal comune, la prefettura dice: il vigente sistema normativo appare preordinato ad assicurare che all'atto della costituzione del consesso venga garantito nella relativa composizione un equilibrio fra forze di maggioranza e forze di opposizione. E fin qui, voglio dire, nulla questo, no? Però poi dice anche un'altra cosa: le successive vicende che intervengono nei rapporti tra maggioranza e minoranza del Consiglio Comunale, ascrivibili alla normale dialettica delle forze politiche, non vengono considerate dal legislatore. Il legislatore non dice non bisogna procedere alla revoca, il legislatore non ha considerato un'eventualità del genere. È ovvio che devo anche essere onesto intellettualmente e non posso dire che un eventuale ricorso va sicuramente in una certa direzione o può andare in un'altra. È un rischio che la nostra amministrazione sta prendendo, ma noi cerchiamo di, come devo dire, giustificare questo tipo di delibera dal punto di vista politico, perché effettivamente, come diceva prima il sindaco, non si può occupare degli strani che toccano alla maggioranza e poi sistematicamente si prendono le distanze dalla maggioranza e si dichiara di essere, uso le loro parole, distinti e distanti. Loro lo dicono dappertutto, loro dicono che sono distinti e distanti. Benissimo, è giusto che sia così, perché potersi pure che nella dialettica politica loro hanno, diciamo, ragione su alcuni punti di vista, noi abbiamo torto. Però se effettivamente è così, i due posti nella commissione elettorale, i due posti nel Unione dei Comuni spettano alla maggioranza, non spettano all'assessore Rosato, non spettano al consigliere Galizia, spettano alla maggioranza. Per cui se effettivamente quei due posti vengono occupati
da persone che non si riconoscono in questa maggioranza. Secondo il nostro punto di vista, in maniera coerente, bisogna che queste due persone si mettano da parte e diano già la possibilità a chi rappresenta la maggioranza di rappresentare appunto la maggioranza stessa nella commissione elettorale e nel mio comune. Grazie. Grazie assessore Rosario. Altri interventi? Per dichiarazione di voto, anche se in questo caso possiamo procedere direttamente alla votazione. Quindi dovremmo nominare quindi di norma si procede a nominare i più giovani dell'assise. Quindi invito l'assessore Verdesca e il consigliere Galizia a distribuire le schede, poi eventualmente dopo la votazione allo scoglio. Abbiamo distribuito a tutti i consiglieri. In questo caso si procede in unica votazione. Prego i consiglieri di votare e di chiudere la lettera in quattro parti. Esatto.
Invito il signor consigliere a esprimere una sola preferenza sul biglietto di votazione. Grazie. Adesso dobbiamo procedere alla votazione per i membri supplenti, quindi invito alla distribuzione nuovamente delle schede. Passiamo allo scrutinio. Rosato, Verdesca, Verdesca, Rosato, Marinaci, Verdesca e Rosato. Quindi per la maggioranza i membri supplenti Rosato e Verdesca, per la minoranza Marinaci. Quindi la commissione è composta. Quindi diamo atto della nomina per la
commissione elettorale comunale, delle persone dei consiglieri come membri effettivi, consigliere Ligori, la consigliera Galizia per la maggioranza e la consigliera Grasso per l'opposizione, mentre come componenti supplenti l'assessore Rosato e l'assessore Verdesca per la maggioranza e il consigliere Marinacci per la minoranza. Quindi passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Consigliere Ligori? Bene, prego. Se niente fosse, regna una confusione
totale nella politica della Terza Repubblica e, consentitemi di dire, anche della Seconda Repubblica, in cui il principio delle dimissioni, il principio delle responsabilità non esistono più o non c'è più, e quindi si passa tranquillamente da una parte all'altra, si fanno dichiarazioni come se niente fosse, pur diciamo con l'obiettivo di mantenere quel piccolo potere personale per poter andare avanti, perché la politica ormai è diventata soltanto un mezzo per poter esercitare i propri interessi e giammai quelli della collettività. Io, diciamo che sono in un certo qual modo figlio della Prima Repubblica, anche se poi la Prima Repubblica, per una questione anagrafica, l'ho vista un po' così di sfuggita, però non posso non ricordare che tra qualche giorno ci sarà il ventennio di una grande persona che ha fatto la Repubblica, compagno Bettino Craxi, in cui, in un periodo in cui il senso dello Stato aveva un suo riferimento. E quindi mi rifaccio ad un termine che è stato utilizzato, indecoroso. Forse è indecoroso il comportamento di chi vota puntualmente contro le scelte di questa amministrazione, vota contro il bilancio di questa amministrazione e, attenzione, il bilancio altro non è che il principio delle linee essenziali di un'amministrazione, e però continua a avere incarichi che quella amministrazione gli aveva dato. Forse sarebbe stato più opportuno che una persona che si sente distinto e distante dall'amministrazione rinunciasse o prendesse appieno le distanze da quell'amministrazione, e quindi anche dagli incarichi che ha ricevuto in virtù del fatto di essere stato parte di quell'amministrazione. Detto ciò, io continuo a ringraziare la segretaria, dottoressa Poggetti, perché anche in questo caso noi procederemo alla nomina dei nuovi consiglieri in capo all'Unione, mantenendo il giusto rapporto, o cercando di mantenere il giusto rapporto, tra maggioranza e minoranza. Grazie. Grazie, consigliere Gregori. Ci sono interventi? Prego, consigliere Manno. Grazie, presidente. Inizio a rispondere al sindaco, perché dobbiamo dire la verità di come stanno le cose. Sindaco, lei parla di stile, ma quale stile? O vuole vedere, questo è il messaggio del 5 luglio 2017. Lei inizia a parlare di stile. Si è sbagliato perché, sindaco, ci sono tante cose che ancora è tutto all'oscuro, che si deve capire e si deve chiarire. Perché non bisogna parlare a casaccio, a vanvera, perché si deve essere sicuri di quello che si dice. E anche per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, il consigliere Marinacci presente, il consigliere Ligori pure presente, io sono stato sempre presente, quel giorno mi assicurai che c'erano i voti, non potevo andare, e non certo il problema che avevo lo devo dire a lei. Con chi dovevo parlare ho parlato e mi potevo assentare perché non potevo andare, avevo questioni personali, familiari,
Quindi, ancora una volta, tutto cade. Tutto decade, cade, e ci comportiamo in un certo modo come ci siamo comportati il 5 luglio 2017, perché era tutto predefinito, era tutto sistemato, e le andrò a chiarire queste cose. E dirò altro, sindaco, che lei sa, sindaco, lei sa, come anche sa qualcosa il gruppo che io facevo parte, più di qualcuno sa qualcosa. Poi assessore Rosato, faccia il nome che gli ha detto distinto e distante, perché comunque i cittadini devono sapere che gli ha detto, devo darsi un detto altro. Però lei ha detto: emarginiamo Manno, considera un po' le vieni, e però devi emarginare Manno. Bene, questa, cittadini presenti, che ne pensate? Uno, noi ci ritroviamo insieme in lista, in squadra, poi viene qualcuno e decide, più di qualcuno, emarginiamo Manno. Le motivazioni, cosa le ho fatto? Cosa le ho fatto? Mi deve dire cosa le ho fatto, perché deve emarginare Manno, mi deve dire. Io non penso che abbia fatto niente. Il problema, i consensi davano fastidio, la soluzione l'avete trovata, modificare lo statuto, avete trovato la soluzione, avete trovato la soluzione in quel consigliere che non era dell'area nostra, era dall'altra parte, però ha deciso di fare quella scelta, e avete trovato la soluzione. Quindi io l'ho detto l'altra volta e lo ripeto, un rammarico c'è, si poteva, alla morte non c'è rimedio, il resto se si discute, se si parla, le soluzioni si trovano, l'ho detto e lo ripeto. Voi l'avete trovata la soluzione, modificando lo statuto avete trovato tutte le soluzioni. Mi spiace, perché due consiglieri dovrebbero, potevano essere utili per la comunità, per la maggioranza, per tutti, per quelli che ci hanno votato, però non bisogna dire bugie. Avete fatto questa scelta, benissimo, andiamo avanti. Quindi all'Unione dei Comuni smentisco tutto, perché la verità è questa: io mi sono assicurato che ci fossero i voti e me l'hanno garantito, perché non potevo andare. C'è chi dice: la politica è diventata un mezzo per i propri interessi, indecoroso il voto delle vostre scelte contro il Milano. E voi, ma che sta dicendo, consigliere, voi? Ma che sta dicendo? Allora, io il bilancio, parlo di me, 2017-2018 l'ho votato. L'ho votato perché guardavo sempre positivo verso un chiarimento da parte della maggioranza verso Manno, verso Cuccone. E l'ho votato, anche se la consigliera si asteneva, votava contro, io l'ho votato. Quello era un messaggio che qualcuno l'ha capito, ma qualcuno non l'ha capito, non l'ha voluto. Questo, poi consigliere, non può dire la politica è diventata un mezzo per i propri interessi. Lei mi deve dire cosa ha fatto al concorso letterario, anzi lo dirà davanti ai cittadini o lo dirò io. Io le mando solo questo messaggio. Lei me lo deve dire davanti a tutti, lo deve dire davanti a tutti cosa ha fatto, cosa ha tentato di fare, lei lo deve dire. Quindi bisogna
un attimo, guardarci allo specchio e moderare i modi e quello che si nasce, perché non è possibile più. Io non posso più sopportare queste chiacchiere, queste bugie, perché da parte mia bugie non le sentirete mai. Io ho tentato, mi sono messo a disposizione per creare e per ripartire tutti insieme. Tutte quelle persone che ci hanno messo la faccia per poter garantire a tutta la comunità un cambiamento radicale, un cambiamento dove non eravamo contenti della passata amministrazione su alcuni aspetti, su alcune cose. Quindi volevamo cambiare e volevamo farlo tutti insieme. Però non possiamo dire alcune cose che poi non sono vere. Quindi le scelte sono state fatte così. Si è voluto andare verso questo percorso senza mai un po', va benissimo, però cerchiamo di dire la verità, altrimenti sono costretto a continuare a dire qualcosa che non vorrei. Quindi, perché poi bisogna distinguere pure, come diceva il consigliere Ruggeri, l'aspetto politico con l'aspetto personale. Perché si scende troppo su quelle cose che io ritengo che non sono, non fanno bene né da una parte né dall'altra. Quindi cerchiamo di stare tranquilli e sereni, e come ho detto la volta scorsa nel consiglio comunale scorso, ho pure detto che, come provocava il consigliere Ghianne, voi volevate far cadere l'amministrazione. No, perché? L'amministrazione deve andare avanti, deve fare 5 anni, deve dimostrare il cambiamento. Poi piace o non piace, a noi, se qualcosa, se a me, se qualcosa piace, la voto, non ci sono problemi. No, no, perché non la dovevo votare? E poi un'altra cosa, il posto non decide maggioranza, opposizione, non cambia niente, uno si può sedere pure in mezzo, non cambia niente. La distanza per i due consiglieri è stata presa più da parte della maggioranza, più di qualcuno, che da noi. Siamo stati costretti ad agire in un certo modo, perché da parte nostra la volontà non c'era, perché noi eravamo entusiasti, gioiosi di aver vinto dopo tanti anni, di voler cambiare ognuno nei propri mezzi, nelle proprie caratteristiche, nella propria preparazione di ognuno di noi, di cambiare e dare una sterzata, una svolta. E questo non è stato fatto, non è stato voluto più che altro. E ripeto, strada facendo si potevano sistemare le cose, però quando siamo arrivati alle revoche delle commissioni, dell'Unione dei Comuni, perché l'ho detto e lo ripeto, io siete venuti a dirmi già che nella commissione elettorale e nell'Unione dei Comuni, va bene, andiamo avanti, si può discutere successivamente, serenamente, adesso ci prendiamo questo, poi se ne parla. Se c'è la volontà da parte di tutti, ma ci deve essere la volontà. Quindi cerchiamo di limitarci a dire il vero e cerchiamo di guardare il paese, i cittadini e i problemi che ci sono. Non, perché questo tipo di atteggiamento non ci porta da nessuna parte. Sarà uno scontro tra poveri. Adesso, perché state dalla parte della maggioranza dei numeri, può darsi successivamente ci troveremo a parti diverse, chi non farà più politica, chi si metterà da parte, chi... Quindi evitiamo il tutto, perché è un peccato
agire in questo modo e tornare come sindaco lei stesso ha detto, non voglio tornare alla politica di 20-30 anni fa, ha ripetuto più di qualche volta. E a me dispiacerebbe, quindi la politica è cambiata per certi aspetti, forse prima con i partiti era diversa, però adesso è cambiata, giustamente lo ripete spesso l'assessore Reuzzi, la politica è cambiata, però cerchiamo di cambiare noi nell'animo e nel porsi di fronte alle persone. Grazie. Grazie consigliere Magno. Altri interventi? Prego consigliere Magno. Grazie presidente. Niente, per ribadire le considerazioni fatte nel precedente punto quando si parlava della commissione elettorale, però una precisazione che ho, sindaco, me la consenta. Credo che almeno da forse sono 8 anni che io frequento anche gli scanni dell'Unione dei Comuni e ad onore del vero non si è mai votato contro, anche quando c'erano consiglieri che attualmente sono nella vostra maggioranza, quando ci sono stati argomenti e punti che riguardavano la collettività dei paesi, delle comunità, non si è mai votato contro, anche perché, come lei pensa, all'interno del Consiglio dell'Unione, soprattutto, non si fa altro che ratificare delle delibere prese all'interno della Giunta dell'Unione, perciò all'interno del Consiglio non vi è mai qualcosa che si discosta rispetto a quanto deciso all'interno del Consiglio. Qui c'è anche il consigliere Igori che attualmente è con me e con il consigliere Manuel, cioè, credo che la correttezza istituzionale non è mai mancata né da parte dell'attuale opposizione né da parte dell'opposizione che c'era in precedenza. E come ho detto in precedenza, con la coerenza che ci ha contraddistinto anche nel precedente consiglio, noi ci allontaneremo nel momento in cui si voterà per l'ordine del giorno per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri all'interno dell'Unione dei Comuni. Grazie. Grazie consigliere Magnaci. Altri interventi? Prego consigliere Lezzi. Solo 2 minuti per una piccola precisazione. Forse capisco anche l'atteggiamento un po' rancoroso, però ci tenevo a fare una precisazione sul passaggio flash che ha fatto il consigliere Vanno, su una cosa che davvero credo che in questo momento non abbia nulla a che vedere con le argomentazioni che stiamo trattando. E forse per colpire qualcuno è andato a nominare il concorso letterario, che ripeto è lontano come argomentazione con quello di cui stiamo discutendo. Mi sento di venire per chiarire, anche perché mi suona strano. Consigliere, a questo punto voglio dire, è inutile che parli con mezze frasi o con atteggiamenti vuol dire minacciosi, risponda a quello che deve dire o quello che è venuto a conoscenza, perché sinceramente mi sorprende questa sua riflessione. Il concorso letterario è una cosa bella, pulita, che riguarda i ragazzi, che riguarda la cultura. E non vorrei venire inficiata da, come dire, solo per essere strumentalizzata. Il concorso letterario è arrivato alla seconda edizione l'anno scorso, sicuramente andiamo avanti, ed è cresciuto. Abbiamo avuto un aumento di bambini che hanno partecipato e che hanno vinto, e ce n'è anche qualcuno che li ben conosce. E ne siamo stati orgogliosi di leggere gli elaborati.
Le ricordo che c'è una commissione che esamina quelli elaborati e in commissione fa parte la dirigente scolastica, oltre all'autrice del testo che l'amministrazione dona ai ragazzi ogni anno per incentivarli, per come dire, affiancarli alla pratica della lettura, che oggi forse sta venendo anche meno con questo strumento che abbiamo tutti un po' tra le mani in maniera così, diciamo, in abuso molte volte. E quindi noi stiamo facendo un'opera invece minuziosa di cercare di stimolare quella che è la cultura, il fascino per la lettura e per la scrittura. E quindi nulla penso che si possa dire in questa argomentazione. Ringrazio. Grazie, consigliere Renzi. Altri interventi? Per dichiarazione di voto, magari sì. Per dichiarazione di voto? Sì, per dichiarazione di voto. Consigliere Renzi, io non ce l'ho proprio nel concorso letterario, anzi è un'ottima iniziativa che si deve portare avanti e si deve ancora di più incentivare con i premi, con i ragazzi, con i bambini, coinvolgere un po' tutta la comunità, quindi va benissimo, nessuno mette in dubbio né la commissione né, però c'è sempre un però, la commissione, ripeto, non si discute gli elaborati dei ragazzi, non si discute, però mi sembra che il consigliere Rigori ci ha messo un po' il muso a qualcosa che non doveva, quindi però il concorso va benissimo, per me. Sono il primo a sponsorizzarlo perché è una cosa che deve continuare, è un progetto importantissimo, però quindi prendiamo atto di tutto che è un bel evento, partecipano da tutti i paesi limitrofi, quindi massima serietà e responsabilità nella commissione, nelle persone qualificate, persone competenti, quindi nessuno mette in dubbio quello che è stato fatto fino adesso e sono convinto che andrà ancora a migliorare sicuramente e questo me lo auguro di cuore. Grazie. Consigliere, torniamo sul portale libero e dichiari il voto. Ah sì, manerò come ho fatto l'altra delibera e come ho detto la volta scorsa. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Ancora grazie. Ci tengo a precisare che io non sarei dovuta essere presente in questo momento. Per fattiva coerenza l'ho dovuta allontanarmi momentaneamente dall'aula aborigine nel momento in cui è stata nominata, è stato letto il titolo di questa proposta di deliberazione. Però sono costretta a rimanere. Invece nel Comuni, sulla quale non voglio assolutamente ritornare.
perché sono scritte nero su bianco e ha chiesto alla segretaria che facessero parte integrante dei lavori del Consiglio ed è a disposizione di tutti sulla Pretoria. Però avevo detto che era analogia con la precedente delibera e anche per effettiva coerenza mi allontanerò dai lavori, perché comunque non resterò il fianco ancora una volta a questo che è un atto di ribalsa, un atto di ripicca nei confronti di una consigliera, di improvvida e inutile ribalsa, sottolineo. Allora, per tramite del mio legale, l'avvocato Luciano Ancora, ho fatto pervenire una nota al comune, non so se siete stati avvisati, una nota nella quale, così come avevo preannunciato nei miei interventi nello scorso consiglio nella mia memoria, mi sarei rivolta, al di là della figura del consiglio comunale, al tribunale amministrativo regionale, non certamente per difendere la mia persona, non certamente per difendere Sonia Buffone, che comunque la mia presenza è soltanto occasionale all'interno della commissione, ma per difendere l'istituto commissione elettorale, di fronte a quello che ho proprio e che non ho problemi a ripetere e che si è consumato nello scorso consiglio comunale e che comunque, sebbene abbiamo per tramite del mio legale invitato l'amministrazione a desistere nel continuare a deliberare atti illegittimi, comunque se siamo qui oggi comunque a continuare è stata eletta la commissione elettorale, la quale io chiaramente non ho preso atto. E poi una osservazione devo fare al sindaco, ma penso comunque sia corretto che aspettiamo che ritorni, perché comunque non c'è, rischierei di parlare, no? Concludo l'intervento, consigliere. Rimane tanto tutto registrato. Due punti precedenti, il primo con il quale abbiamo aperto il consiglio, abbiamo trattato della mia interpellanza e io ho fatto presente la necessità di intervenire e pulire la scuola, detto in parole semplici. Allora il sindaco, quando io avevo abbandonato i lavori del consiglio, comunque ha fatto il mio nome, diceva che sono soltanto politiche spicciole e tra l'altro mi diceva che erano deficienti tutti i punti, soprattutto nel fatto che non ho fatto proposte per risolvere il problema. Allora, cioè, che cosa c'è di complicato? Basta collegarsi anche su internet e scrivere buono o volatili e le soluzioni ci sono, basta soltanto chiamare una ditta specializzata, sicuramente facendo la rientrata anche nell'ordinaria amministrazione, e pulire, quindi non capisco quali proposte io debba fare per risolvere il problema. In passato ho fatto anche delle proposte, poi chiaramente non sono state, non riguardo il guano, riguardo altre, non sono state prese in considerazione, quindi non capisco che cosa ci sia di tanto complicato, oppure se l'amministrazione diciamo non si adopererà per la polizia solo perché io non ho fatto delle proposte, mi sembra veramente fuori luogo e rimango sempre più trasecolata dalle affermazioni mancate da parte del sindaco. Io non so di contattare le soluzioni, ma se volete vi posso pure aiutare. L'importante è contattare una ditta e soprattutto evitare poi che la pulizia del sito, della scuola, del posto dove si sono annidati questi volatili che sporcano e che mettono di nuovo, ripeto, a repentaglio la salute dei ragazzi, non si intervenga con personale non autorizzato, non specializzato, che non operi nella maniera adeguata, con le adatte misure di sicurezza, perché alla fine può essere un cane che si morde la coda. Potremmo stare qua a parlare di problemi ancora più gravi, perché magari queste persone, per ambito di indipendenza, sono andate incontro a problemi più gravi, tipo hanno contratto infrazioni perché non hanno operato con gli strumenti previsti dalla legge. Quindi, questo è quanto. Volevo far presente questa cosa al sindaco, ripeto ancora, io non posso far parte, scusate, per coerenza, non posso far parte di questo, prendere parte alla nomina dei componenti dell'Unione dei Comuni, perché sinceramente le motivazioni fumose che erano alla base chiaramente non sono condivise dalla sottoscritta. Per cui io mi allontanerò ancora una volta dall'aula e lascio a voi proseguire in questa sceneggiata. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Renzi, per dichiarazione di voto. Purtroppo dobbiamo assistere continuamente ad accuse, offese, e la cosa che fa più effetto è la scarsa informazione
che sfiora molto spesso l'incompetenza di chi fa alcune informazioni o chi dà alcune informazioni. E qualcuno diceva benissimo l'altra sera, forse sono i tempi che viviamo, mi riferisco alle dichiarazioni di Renzi, pur ammettendo che lui fa parte di questo periodo, diceva i politici di una volta erano giganti rispetto a noi. E il fatto più grave è che noi dimostriamo di essere dei nani continuamente, in ogni nostra o in ogni circostanza, in ogni nostra esternazione. Allora andiamo per gradi, per essere velocissimi e stare dentro i tempi della dichiarazione di voto. Intanto noi stiamo votando la delibera numero 5, elezione di numero 3 consiglieri insieme al Consiglio dell'Unione dei Comuni, che non ci azzecca nulla, come direbbe qualcuno, con l'elezione della commissione elettorale. Se in quella potrebbe nascere qualche dubbio, in questa si tratta solo ed esclusivamente di malinformazione o di ignoranza politica, perché per quanto riguarda i rappresentanti in seno agli enti, il sindaco può nominarli e revocarli in qualsiasi momento. E allora io penso che non siete stati nemmeno in grado di spiegare con attenzione a un avvocato, a un professionista, perché questo professionista non credo che avrebbe fatto, per ciò che riguarda l'Unione dei Comuni, o farà un ricorso. Forse lo potrà fare, se lo potrà fare, per quanto riguarda la nomina insieme alla commissione elettorale, ma non può assolutamente farlo per quanto riguarda l'Unione dei Comuni. E vi spiego anche le motivazioni, perché quando si dicono certe cose devono essere supportate dalle norme. Qua ci sono avvocati all'interno. E già l'ho detto nella passata seduta del Consiglio Comunale. L'articolo 25 del nostro statuto dice: per la nomina e la designazione della regola rappresentante del comune presso enti, e trova applicazione l'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, il quale articolo, all'articolo 50, comma 8, dice espressamente: sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco e il presidente della provincia, nel caso il presidente della provincia, provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Allora di cosa stiamo parlando? Vogliamo fare demagogia? Facciamone quanto vogliamo, ma stiamo dicendo delle fesserie, almeno su questo argomento che stiamo dibattendo. E mi riferisco al punto 5 all'ordine del giorno. Poi, per quanto riguarda la questione e la vicenda delle, io non ho detto che non vogliamo intervenire, non l'ho mai detto. Io ho detto che interverremo, io ho detto che ci stiamo attivando, e non ho fatto una questione di scegliere chi, come e perché. Ho detto semplicemente che purtroppo, se la struttura italiana è composta in quel modo, c'è chi di che cosa si deve interessare. Se la scuola, per quanto riguarda la normale amministrazione, un'amministrazione ordinaria, si deve interessare, non è compito del comune. Certo, noi non ce ne possiamo fregare, ho detto che non lo faremo, ci stiamo interessando, ci siamo già interessati. Così vuole fare demagogia, facciamola, continuiamo a fare demagogia. Poi un'altra cosa, io non sono completamente informato sulla vicenda del premio letterario, però consigliere Magno, ti dico anche una cosa: io perfettamente, per esempio, che il nostro consigliere capogruppo Ligoli, che ci rappresenta degnamente, non ha mai votato, se non mi sbaglio, poi mi deve confermare qualcun altro, non ha mai votato in seno, proprio per rispetto del ruolo che ricopre, non ha mai votato. Pertanto non so di che cosa stiamo parlando, a meno che, come dice il consigliere Paolo Calizia, qualcuno non ha qualcosa da dire, lo dica, se qualcosa non è andata nel verso giusto o se ci sono state delle cose poco trasparenti, e forse
anche noi daremo ragione a chi queste cose le sta ponendo. Poi un'ultima cosa prima di concludere. Noi abbiamo parlato, parliamo sempre, come diceva il sindaco nel suo intervento, di etica politica. Cioè, il problema, e lo spiegavo anche fuori dalla sala consigliare a qualche amico, che giustamente poi ognuno deve svolgere il proprio ruolo, perché di ruoli si tratta. Il problema non è tecnico, a me tecnicamente, io non sono un avvocato, io non vengo qua dentro per discernere o per parlare di questioni legali. Il problema è politico. Il problema è che quando non ci si riconosce in una linea, l'etica politica impone di dimettersi, ci sciacquiamo la bocca, battiamo le mani al politico di turno quando parla di queste cose, poi quando invece ci troviamo noi di fronte a queste cose ci comportiamo nella maniera sbagliata. Io non voglio dare lezioni a nessuno, comprendo perfettamente anche il ruolo, il compito dei consiglieri, li comprendo, consiglieri che hanno avuto, diciamo, un suffragio elevato, che hanno avuto una rappresentanza, però i consiglieri stessi devono essere rispettosi delle istituzioni e delle maggioranze, se no faremo come qualcuna che dice che noi saremmo i cattivi e poi vanno a guardare le dichiarazioni e al di là dei toni, magari con calma, con tranquillità, ci si offende senza guardare in faccia nessuno. E mi riferisco in special modo a esternazioni tipo: pensate di stare a Fantasilandia, pensate di stare in un califfato, di essere a capo di un governo oligarchico o forse di una dittatura. Queste sono cose che stanno agli atti, che sono agli atti e di cui parleremo quando arriverà il momento. Perché, come diceva il sindaco, io sono d'accordo con lui, al di là di queste cose, che sono più cose da piazza che da consiglio comunale, da sala istituzionale, sarebbe importante capire cosa si vuole, cosa si propone, anziché fare apparire in maniera molto, molto chiara quali sono gli intendimenti e per quale motivo si è assunta una certa posizione. E io sono d'accordo con quanto diceva anche nel passato consiglio il sindaco, perché c'è da dividere la questione. Secondo me un conto è il ruolo del consigliere Pupone, un conto è quello del consigliere Marco, sia dal punto di vista politico che del ruolo all'interno del territorio e del tessuto sociale di Saggi. Sono due cose ben diverse, secondo il mio punto di vista. Se poi si può fare di tutte le più fascio, questo non passerà. Ci confronteremo anche fuori di qui, però noi su questo punto, e io personalmente voterò a favore, su questo punto io credo che si stia andando nella direzione dell'autonomia di un consenso o addirittura di un ruolo istituzionale quale quello del sindaco. Sull'altra questione, mi riferisco al punto precedente, possiamo essere anche, come devo dire, possiamo pensare, come diceva Enzo prima, ci sono sentenze che dicono una cosa e sentenze che dicono, sono d'accordo con lui, io ho ragione, però dovete anche comprendere che abbiamo anche dei ruoli politici, istituzionali all'interno. E noi stiamo prendendo o abbiamo preso questa decisione perché abbiamo compreso che secondo il nostro punto di vista, magari sarà sbagliato, ma secondo il nostro punto di vista, i due consiglieri ormai hanno fatto scelte diverse o fanno scelte diverse di quelli che fa o di quelle che fa la maggioranza. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Ian, prego. Buonasera a tutti. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi, ma le considerazioni politiche e amministrative, il mio ruolo me lo consente di fare, come ho già detto, la mia esperienza di 30 anni qui sopra in mezzo a voi, in mezzo ai cittadini, che mi onoro di rappresentare insieme con tutti gli amici dell'Associazione Italiana.
che rappresento. Io, sentendo l'interpellanza della collega consigliere comunale Cupone, dico che forse il modo con cui la posta va corretto, però vi posso assicurare che comunque aver sollevato una problematica del genere bene ha fatto, ma vi posso assicurare che determinati interventi, come giustamente il vice sindaco ha detto, ci stiamo interessando. La questione dei volatili, la questione dei colombi, che già il sottoscritto nel 2015 ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione su questi volatili che hanno non solo la possibilità di sporcare tutto sangue, ma di portare anche dei problemi seri in quanto sono portatori di varie malattie. Questo non lo dico io, ma scaturisce da una relazione specifica fatta fare dal sottoscritto da quando ero qui, da quando sono passato dalla maggioranza alla minoranza senza esitare un secondo. Ma il mio operato nei confronti dei cittadini è rimasto sempre. Non è andata avanti quella relazione firmata dal responsabile del settore della ASL, dell'ufficio prevenzione e igiene pubblica, è venuto a stare per due volte. E da qui sopra luoghi sono scaturiti e scaturita una relazione. Una relazione che il consigliere Cupone sta agli atti. Ecco perché dico attenzione, cari colleghi, quando si presentano le istanze, quando si presentano le domande al sindaco, informatevi di quelle delle cose come stanno. Quella relazione che non fu presa in considerazione quella passata legislatura perché qualcuno diceva che il sottoscritto faceva le cose che non servivano a Salice, perché io ragionavo con il cervello e non con la pancia come qualcuno ha fatto. E non era presa in considerazione. Quella relazione è stata presa in considerazione giorni fa dal sindaco, quando io l'ho fatta tirare fuori, il sindaco insieme con l'assessore Amedeo Rosato. Cari consiglieri, hanno detto, guarda, questa relazione è perfetta, però sono passati 5 anni, attendiamo, scriviamo, vediamo se dopo 5 anni è ancora valida, perché sta scritto anche il nome del farmaco che si doveva somministrare ai volatili per contenere la loro riproduzione. Quindi al di là della pulizia singola delle scuole o del marciapiede, andare ad affrontare per una volta per sempre la problematica. Quindi anche da parte dell'opposizione, anche da parte di chi vuole fare del bene, c'è la possibilità di farlo, di continuare a farlo. Io non voglio entrare nel merito delle cose personali, ma chiedo ai consiglieri perché questi interventi così rabbiosi contro l'istituzione rappresentata dal sindaco. Questa rabbia da dove scaturisce? Dove è andata a finire quella gioia della campagna elettorale vinta? Adesso quella gioia è diventata rabbia. Tirate fuori i fatti, non le parole, non le chiacchiere. Di questo si tratta. Scusate la voce alta, ma non parlo con il cuore. Di questo si tratta. Salice ha bisogno di un supporto politico e amministrativo. Nulla accade per caso, io non voglio dare lezioni a nessuno, perché credo che in questi 2 anni questi 2 consiglieri possano ravvedersi e possano recuperare un rapporto con l'amministrazione, un rapporto con tutto il paese, perché io credo che alla base di tutto non c'è soltanto il fatto del voto contrario al bilancio o contro lo statuto per mandare a casa l'amministrazione, ma bensì qualcosa di diverso. E se avete la spina dorsale lo dovete dire,
sacrosantemente. Questa è la differenza, perché nel momento fate chiarezza e non buttare così in rabbia a un sindaco che sta dimostrando di essere vicino ai cittadini, sta dimostrando di essere un vero amministratore con i fatti, con i progetti realizzati. Dentro Sanice si vede sotto gli occhi di tutti, perché non ci possiamo, allora o parliamo seriamente o abbiamo i prosciutti agli occhi o comunque si parla per opera di ostruzionismo. Questa è la verità. Io ritorno a dire dove andate a finire quella gioia. Andate avanti, superiamole queste cose per il bene del paese. E se siamo arrivati a questi punti dove si parla di revoca, come giustamente diceva l'avvocato Ligori, non saremmo dovuti arrivare. Ma purtroppo, caro amico Ligori, nulla accade per caso. Qualcuno se l'è voluta questa cosa. Però credo nel recupero politico amministrativo delle persone, perché a livello personale non ho nulla da dire, anche se potrei parlare ore intere su ognuno di noi. E me lo consentono i 30 anni di esperienza, i 40 anni di esperienza anche a livello regionale che rappresento ogni giorno nel mio lavoro. E lo metto a disposizione per la comunità, per l'intera comunità. Questa è la differenza, io non vorrei dare lezioni a nessuno, ma qualcuno che rifletta su queste parole e con il cuore e con il sentimento e con l'affetto dico, io voterò a favore di questa delibera affinché ci siano persone nelle istituzioni che diano quella forza che Sanice mai avuto, perché in questi anni sta avendo una volta per tutte, una forza propulsiva, una forza che dove si decidono i progetti, dove quei progetti passano, perché l'Unione dei Comuni è un pozzo artesiano di idee, di progetti, di finanziamenti. Questa è la verità e non che dobbiamo farci fregare da altri comuni che fanno una parte del leone. Noi dobbiamo avere la spina dorsale e farci rispettare. E quindi sindaco devi mandare persone che hanno volontà di lavorare e ti chiedo anche di recuperare eventualmente dei rapporti. A livello personale non ho nulla, ripeto, ma a livello politico amministrativo qualcuno si prenda le responsabilità e possa recuperare una volta per tutte per i miei disagi. Il mio voto è a favore, grazie. Grazie. Grazie consigliere Iannia. Altri tre. Prego, consigliere Iannia. Grazie presidente. Torno a parlare della delibera perché mi sembra adesso che si stia andando fuori quasi come a fare dei comizi. Credo che i cittadini abbiano intenzione di capire di quello di cui si sta parlando. Io, vice sindaco, io non ho detto che sono convinto in merito a questa delibera. Io quando ho parlato la volta scorsa che poi il sindaco si arrabbiò con il sottoscritto perché disse il sindaco sta confondendo la politica, no? Con le istituzioni, io intendevo dire che un rappresentante che viene eletto all'interno del Consiglio non può essere poi esautorato dal consesso dove va ad essere nominato perché ci sono delle incomprensioni. Ritorno a dire, ad oggi io non ho sentito che né il consigliere Magno né la consigliera Rupponi si sono tirati fuori dalla maggioranza. Poi le vostre considerazioni partono da altri presupposti. Siamo qui nella dialettica, ognuno dice la sua e ognuno parte da presupposti diversi. Ecco perché quando io dicevo può essere che non ti ho torto, perché tra l'altro non sono nemmeno un tecnico per poter entrare nel merito e dire chi ha ragione o chi ha torto, però secondo me le valutazioni che vanno fatte sono anche valutazioni di tipo non solo prettamente politiche ma anche di carattere istituzionale. Andare e dire abbiamo esautorato due consiglieri, un consigliere, perché credo che anche il comune di Sanica, la maggioranza di Sanica non faccia bella figura da questo punto di vista. Poi ovvio ci sono i numeri parlano a vostro favore, poi farete quello che diciamo che avete già inserito nella delibera. Però ritorno a dire, nessuno ha mai detto che
voi state sbagliando, noi abbiamo ragione. Per mio conto, e per quello che dicevamo anche la volta scorsa, secondo me le istituzioni vanno salvaguardate, almeno in quest'ambito. Poi in piazza è ovvio, è il gioco delle parti, ognuno farà la propria parte, ognuno dirà quello che vuole dire, però almeno qui dentro salvaguardiamo le istituzioni. Grazie Presidente. Grazie a voi, consigliere. Altri interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Il parere, perché di pareri si parla, non ci sono sentenze in merito a revoche e quant'altro, si parla di pareri. Il parere del collega Ancora, vorrei ricordare alla consigliera Cuppone, lo abbiamo letto. È un parere, come tanti altri pareri, e sinceramente mi sento di dissentire da quel parere, perché sebbene collega Ancora abbia fatto delle premesse condivisibili, poi le conclusioni sono assolutamente non condivisibili, perché così come si garantisce e si può garantire la libertà di espressione, però questa libertà di espressione si deve garantire a 360 gradi, e quindi così come c'è una libertà di espressione in dissenso, c'è anche una libertà di espressione con una regola. Quindi ha detto benissimo il vice sindaco nel precisare che la revoca rientra nella discrezionalità del sindaco, nella fattispecie, e quindi anche dei consiglieri che rappresentano la maggioranza. Però consentitemi, Presidente, di fare una piccola precisazione, perché in questa assise sono state fatte delle allusioni, e ringrazio anche la consigliera Galizia e anche il vice sindaco per essere intervenuto nel merito, perché il sottoscritto ha costruito la propria onorabilità nel tempo con i comportamenti, con lo studio, senza mai chiedere nulla a nessuno, e di questo me ne deve dare atto la cittadinanza, le persone che mi conoscono. Io alla politica non ho mai chiesto niente, quantomeno non ho mai chiesto niente per me, per un motivo molto semplice, perché nessuno poi doveva permettersi di ricattarmi o di dire qualcosa nei confronti del sottoscritto, perché se qualcuno ha scritto sulla propria tomba "la mia libertà equivale alla mia vita", beh, per me quello è un punto di riferimento che ha caratterizzato la vita mia, cioè la libertà. La libertà di poter dire quello che si pensa liberamente, e il sindaco me ne deve dare atto. La libertà di poter dire "io non condivido", perché nessuno si deve permettere o si può permettere di sporcare il mio nome, perché per me la politica viene dopo, prima c'è il nome, c'è la coerenza, c'è il rispetto della persona. E a nessuno è consentito di sporcare la mia coerenza, il mio nome, il mio comportamento, il mio modo di fare, il mio modo di agire. Perché Marco Licori non si vende, non è in vendita. Marco Licori non ha preferenze, agisce secondo coscienza. Così è stato, così è e così sarà.
e chi mi vuole deve accettare il mio modo di essere. Io non mi sono interessato delle scuole da consigliere comunale. Chi c'era quando il sottoscritto da semplice cittadino faceva le barricate per evitare che la scuola di Via Manzoni, che oggi grazie a questa amministrazione diventerà il polo dell'infanzia, oggi diventerà il polo dell'infanzia, ma io ricordo qualche anno fa che qualcuno la voleva far diventare un poliambulatore privato, la scuola dell'infanzia di Via Manzoni. Dove stava la consigliera Cuppone? Io non lo so nemmeno se viveva a Salice. Il sottoscritto andava a fare le barricate perché quella scuola era una scuola pubblica e nessuno si doveva permettere a farla diventare un centro poliambulatorio privato. Dove stava la consigliera Cuppone? Io non me la ricordo. All'avvocato Ligori arrivarono anche delle voci: stai calmo, stai tranquillo, che poi vediamo i sistemi. Ma a me non interessava, il mio figlio non andava in quella scuola. Ma era un riferimento per i bambini di Salice e non si doveva toccare. Una delle più belle cose che noi abbiamo fatto e che faremo nella terza edizione è il premio letterario. Il sottoscritto non si è mai permesso, qui c'è la consigliera Paola Garita, non si è mai permesso di dire il minimo, perché quella è una delle tante belle cose che questa amministrazione ha fatto, e non permetto a nessuno di macchiare il ruolo del sottoscritto e il ruolo delle votazioni che sono state fatte all'interno di quel premio letterario, perché si parla di bambini. E io, in coerenza con il fatto di essere un rappresentante dell'amministrazione comunale, non ho mai votato. E se qualcuno ha da dire qualcosa in contrario, che lo dica qui! Che lo dica qui! Invece di fare allusioni, invece di dire fesserie, che qualcuno venga a dire qui! Perché ha preso le distanze dall'amministrazione comunale? Lo deve dire perché! Perché ancora non l'abbiamo capito! Invece di dire stupidaggini, dica! Ho preso le distanze, io ho votato contro per questo motivo! Non l'abbiano ancora capito. Che lo dica! Che lo venga a dire! Invece di buttare fumo, invece di dire cose non vere, che lo venga a dire, ciò che stiamo aspettando! E dopodiché poi avremo modo di rispondere. Allora, cittadini, coerenza! Noi vogliamo coerenza. Se c'è un difetto di questa amministrazione, e che noi forse siamo troppo trasparenti. Tutto quello che succede noi lo diciamo al Consiglio Comunale. Abbiamo assistito, a proposito di revoche, mi dispiace che non c'è il collega Geli, a vice sindaci che sono stati mandati via. Ancora oggi non lo sappiamo perché. Ancora non lo sappiamo perché. Forse è un difetto il fatto di dire le cose come stanno e di dire chiaramente: sindaco, sei troppo democratico, devi dire meno, devi parlare di meno, perché forse è un difetto nostro. Grazie. Grazie consigliere Ligori. Altri interventi? Prego sindaco. Cerco di essere sintetico e breve. È brutto quando a livello di un consiglio comunale o provinciale, qualunque esso sia, prende la piega della personalizzazione dello scontro. È brutto, non mi piace. È un qualcosa, ritengo, che allontana i cittadini dalla cosa pubblica. È un qualcosa che fa perdere fiducia da parte dei cittadini.
che guardate, cittadini a tutti i livelli, quando danno mandato ad una maggioranza, ad un sindaco, ad un consigliere, qualunque esso sia, lo fanno perché credono che quel sindaco, quella maggioranza, quel consigliere possano risolvere i problemi della propria comunità. E individuano questa coalizione, maggioranza, sulla base di esperienze, di conoscenze, di capacità di amministrare la cosa pubblica. E quando poi diamo questi spettacoli, fatemi passare questo termine, qui ci metto per prima io, credo che non facciamo bene del paese, non facciamo bene della comunità. Io non voglio rispondere per le tantissime cose, soprattutto la cosa brutta è quando si lascia passare tra le linee qualcosa che non esiste, un qualcosa che o lo si dice o non lo si dice. Marco diceva che sono troppo democratico. Sarà, ma questo mio modo di essere, maturato in questi anni di responsabilità, che pure ho ricoperto a vari livelli, che mi ha fatto maturare perché prima avevo un modo di intendere la politica diverso, perché ero cresciuto al fianco di chi per tutti negli ultimi 30 anni ha voluto da sempre dividere il paese e io gioco forza, mi nutrivo di quella concezione della politica. Poi mi sono preso la responsabilità, rendendomi conto di non condividere la politica. Mi sono allontanato, mi sono preso le responsabilità di ciò e ho affrontato un percorso altre vie, che quegli altri vie mi hanno fatto comprendere in cosa significa amministrare, cosa significa la politica e cosa significa anche il rispetto di chi la fa. Perché dico così? Perché appunto, come ho detto prima, man mano che il tempo passa, stiamo dando al paese, a chi ci segue in diretta soprattutto, una brutta immagine. E guardate, di questa immagine non ne esce nessuno bene, né maggioranza né opposizione. Quando i toni diventano supersonici per certi aspetti, perché ancora abbiamo la concezione che magari alzando i toni della disputa la ragione può essere compresa dall'altra parte, ma non sempre così. Quando poi si fanno allusioni a cose inesistenti, credo che bisogna essere chiari, soprattutto per chi sono dirette, ma soprattutto per chi li ascolta, che sono i cittadini. Io credo che è inutile soffermarci. Il sottoscritto, dal primo momento, ha fatto finta sia delle giure, sia delle accuse,
sia per sino, voglio dire, alle aggressioni, perché dovete sapere, il sottoscritto, voglio dire, non ricordo bene il secondo, il terzo consiglio, voglio dire, ho avuto un'aggressione, ero nel pieno del svolgimento del mio ruolo da sindaco, avrei potuto distruggere la famiglia che ha fatto questo. Siccome io ho coscienza di quello che sarebbe potuto succedere e che la mia bontà e soprattutto la mia lucidità nel comprendere certe cose ha fatto sì che ce l'ho fatta questa. E non credo mai che nella storia di Salice sia successa una cosa del genere. Ma io vengo aiutato per quello che provo, per quello che e per rendervi conto realmente poi di quello che io vi ripeto ancora una volta, l'interlocuzione che c'è tra una parte che c'è stata dal primo momento, da quella parte che si ritiene ancora maggioranza, questa è datata giugno, luglio 2019, le considerazioni che hanno dell'istituzione intesa come sindaco, del rappresentante che con piacere o non piacere il capo di un'amministrazione rappresenta all'esterno la propria comunità, su una interrogazione epistolare si conclude mettendo in evidenza e in risalto due aspetti. Così come non hanno riscontro di ragionevolezza le incaute espressioni del sindaco sui medici di Sarge, seppur a sua attenuante esiste la carenza di cultura e di espressione. Questi sono documenti. Anche i medici di Sarge sono caduti sotto i colpi di insipienza amministrativa ed espositiva del sindaco, nei contenuti e nelle proiezioni del loro. Cioè, avrei potuto agire in modo diverso, però siccome io ho un ruolo di grande responsabilità e ho sempre sperato che il dibattito rimanesse nell'ambito della contrapposizione, della veduta diversa dal punto di vista economico, sociale del paese, dello sviluppo del paese, perché ovvio se sono contrapposte due liste, anche sotto questo aspetto c'erano diverse alimentazioni, noi vedevamo il paese in prospettiva diverso rispetto alla lista. E quindi per dire, quando si dice poi e si continua sempre su questi nomi e non si rende conto che a pagarne le conseguenze sulle scelte sono solo i cittadini, per primi, e noi, perché nessuno, credo, nessun cittadino ha il piacere di sentire il proprio consigliere, il proprio sindaco, il proprio assessore esprimersi in questo tempo. Ecco perché non voglio, quando parlo e sento anche rispetto alla questione testimonia, insomma, noi abbiamo una relazione in merito a questo fatto dall'ASA che era vecchia, da una richiesta fatta dal consigliere Iani, ufficiale dell'ASA, o nel 2017 lui hanno risposto e contattato alcune aziende ditte che svolgono questo tipo di servizio, non ci hanno dato risposta.
perché evidentemente anche dal punto di vista economico non conveniva a questa azienda intervenire perché era in Italia. Ma detto ciò, come ha detto il vice sindaco, noi stiamo riprendendo in mano la situazione e cercheremo di risolvere come tante cose abbiamo. Ma io, proprio per tutto quello che ho detto, mi permetto, anche senza averne parlato con i miei colleghi di maggioranza, con gli assessori, sperando che questo possa servire. Siccome negli ultimi tempi in Italia si dà molta importanza alla questione di avere un assessore o un delegato alla gentilezza, cosa che noi stavamo valutando, perché si ritiene anche da parte dell'ANCI importante averlo, perché è tutta una cosa, una serie di motivazioni che da alcuni studi fatti sembra che i comuni che abbiano questo assessore, questo delegato, abbiano un tasso di rispetto e di come dire, di rispetto e anche di collaborazione maggiore. Allora io mi prendo la responsabilità questa sera di mettere questa delega a disposizione della minoranza. Noi daremo questa delega a chi vorrà collaborare con noi dall'opposizione, a un consigliere di opposizione. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché non ne avevamo parlato con i consiglieri di maggioranza, con gli assessori. Era la mia idea. Quindi, per far comprendere e capire che da questa parte non ci sono persone insensibili, non ci sono persone come alcune volte veniamo dipinti, non ci sono persone insipienti, ma ci sono persone sensibili e persone che lavorano per il bene del paese. Quindi noi aspettiamo segnali, indicazioni da parte dei consiglieri di minoranza per poter delegare a rappresentare il delegato alla gentilezza, che questa amministrazione avrebbe il piacere e dà il piacere di avere e di farlo avere a un consigliere di opposizione. Naturalmente per la delibera è inutile dire, abbiamo già parlato, e sono straconvinto di quello che stiamo facendo e consapevole che non è una questione di rivincita personale, è una questione di opportunità politica, è una questione di rappresentanza politica. Grazie. Grazie sindaco, quindi invito nuovamente il consigliere Galizia e l'assessore Verdesca a distribuzione delle schede, che ha fatto ancora del messo.
Possiamo anche la maschera, invito le ascoltatrici per avvicinarsi. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? La delibera passa all'unanimità. Invito i signori consiglieri a rientrare in aula per le chiusure dei lavori. Saluto i più presenti cittadini e tutti i consiglieri. La seduta è sciolta.